Oggi nel pulire casa, questi giorni in cui si sta riprendendo un po' il possesso delle proprie abitazioni, mi imbatto in questo meraviglioso piccolo ragno. È molto piccolo, vediamo se riesco a mettere un dito per vedere la proporzione. Eccolo qua. Questo piccolo ragno è probabilmente un Holocnemus, come specie, come genere. È una specie di ragno con le zampe lunghe. È un tipico abitante delle case e proprio per la sua caratteristica di vivere alla luce e all'asciutto, adora fare le proprie ragnatele un po' confusionate proprio sui bordi delle finestre, sopra le finestre, sui tetti, sui soffitti delle case, degli appartamenti, però sempre in una condizione di luce. Gli piace molto. E a fianco a lui, da qualche parte, eccola qua, c'è una. Dove sta? Eccola. È molto più avanti rispetto a quanto cercavo. È un'esuvia, una muta. Lui, come tutti gli artropodi, hanno un esoscheletro che non riesco a mettere a fuoco, aspettate che lo prendo. L'esoscheletro è una parte indurita del corpo, molto simile alla nostra unghia, e questa parte indurita ovviamente non permette la crescita del corpo all'interno e quindi il ragno, in questo caso, per poter crescere, periodicamente fa una muta, cioè perde la sua corazza esterna, inclusa di zampe, quelle che vedete lunghe sono le zampe, e per fare il suo scatto di crescita. Quindi prima era ancora più piccolo. Lui si nutre di insetti di vario tipo, e soprattutto insetti volanti, perché per arrivare qui lungo le finestre, sulle finestre, la cosa interessante è che sono animali assolutamente vantaggiosi per gli umani che vivono intorno a lui e ci danno molto vantaggio mangiandosi tutti gli insetti che possono disturbarci. Un'altra specie molto simile, sempre con le zampe lunghe lunghe, è un ragno che vive invece nelle cantine, nelle zone più umide. Qui probabilmente sta facendo una tela. A volte fanno delle cose molto simpatiche, iniziano a ballare, a danzare, a sollecitarsi sulle zampe, a fare una specie di flessione, perché probabilmente è una tecnica come difesa, per confondere un pochino il predatore. In questo caso potrebbe essere un fantastico gecko, per esempio. Per ora vi saluto così e salutiamo il nostro ragno, ragno delle case, e le nostre orchidee.